Riprendiamo la trattazione sui polinomi, quindi il capitolo 4, penso che sia, no, il capitolo 5 del nostro libro. Eravamo arrivati giusto per, insomma, completezza, vi ricordate, a vedere che un polinomio può essere visto come una funzione polinomiale, quindi anche con i diagrammi di Venn, e iniziamo a vedere le operazioni da fare, e cioè quello di addizione e sottrazione tra polinomi. Anche qui devo in qualche maniera ribadire un concetto che già conosciamo, cioè quello che sommare due polinomi non cambia tra, diciamo, la trattazione come l'avremmo già fatta, sapevamo già farla con i monomi. Solo che lì rivediamo, come dire, ognuno, ogni termine come un'entità a sé, qui ogni polinomio chiaramente viene visto come un termine più grande, insomma, che viene sommato a qualcos'altro. Tant'è che vedete, per esempio, qui pure nell'esempio mette una parentesi per dire questo primo binomio sommato a questo trinomio. Però nella realtà, una volta sciolte le parentesi, che l'idea qual è? Se c'è, chiaramente per noi addizione e sottrazione sembra la somma algebrica, no? Cioè o il più o il meno non cambia nulla. L'unica cosa che cambia è che nello sciogliere le parentesi, il meno fa cambiare di segno a tutti i monomi, tutti, mentre il più può essere tolto senza nessuna problematica, perché qua rimarrà meno x quadro più 1 più y. Li vedete? Invece nel secondo esempio è chiaro che qua verrà meno 2a, poi meno per meno più a quadro e meno per più meno 3 quarti alla quarta. Una volta sciolte quindi le parentesi, cioè vedete, le prime parentesi si potevano togliere subito perché non c'era un segno prima di loro e quindi basta toglierle e finisce la storia. Una volta sciolte tutte le parentesi, quindi facendo attenzione che se c'è un più, come detto, basta togliere la parentesi e finisce la storia, ma se c'è un meno, quel meno cambia di segno tutti i monomi che stanno nella parentesi, quindi a tutti i termini di quel polinomio. Dicevo, una volta che siamo arrivati qui, vedete, nella seconda fase, quindi dopo l'uguale, per capirci, sia sopra che sotto, inizia quello che già sapevamo fare, ecco perché dicevo, non è di fatti una situazione nuova. Perché? Cosa sappiamo sommare? Solo monomi simili. Quindi mi devo mettere lì e dire, ci stanno dei monomi simili tra di loro? Vedete, nel primo esempio io vedo un mezzo y che è simile a y, quindi vado a sommare, viene 3 mezzi y. Addirittura x quadro e meno x quadro sono monomi opposti, e quindi chiaramente la loro somma fa 0, e poi più 1, quindi non è simile a nessuno, rimane. Vedete sotto pure qua fatto un po', vabbè, qui li ha sottolineati in maniera con colori diversi, vedete gli A4 con il verdino, gli alla quarta con il azzurrino, siccome insomma molte volte non disponiamo di tutti questi colori, basta pure con la matita fare una sottolineatura ai primi termini simili, a tutti quelli simili, per esempio tipo A quadro, e semmai una doppia linea agli A alla quarta. Vedete, questo meno 2a non era simile a nessuno, giustamente non c'è manco bisogno di sottolineare. Quindi gli è venuto meno 3a qua al quadrato più a al quadrato, quindi meno 2 al quadrato. Qui c'era alla quarta meno 3 quarti alla quarta, se vi fate i conti, verrà un quarto a alla quarta, e poi meno 2a. Chiaramente l'ha scritto un po' come abbiamo accennato più volte, in ordine decrescente, quindi ordinato in modo decrescente, ma sia chiaro, se fossero stati messi o alla rinfusa o ordinati in senso crescente, non sarebbe cambiato nulla, ok? Quindi non è che mo quell'ordine chissà che cambia. Andiamo a vedere invece questa situazione, questa sì che è nuova in qualche maniera, almeno in parte, almeno. Perché noi il prodotto tra monomi pure già abbiamo imparato a farlo, vi ricordate come si fa? Si fa il prodotto tra i coefficienti, i prodotti tra le lettere, che sono sempre numeri, però dove chiaramente quando stanno lettere comuni si sommano gli esponenti. Quella era la regola molto semplice per, di fare il prodotto tra due monomi.
In questo caso, vedete, vediamo il prodotto, quindi la moltiplicazione tra un monomio e un polinomio. Beh, solitamente viene fatto così, qui mo ha messo la parentesi, la prima, ma effettivamente non era necessaria, almeno lì. Scusate. Per, vedete, questo binomio. Allora, qual è la logica, qual è la regola? Quando si fa il prodotto tra un monomio, un polinomio, poteva essere un trinomio, un quadrinomio, quello che ci pare. Va fatto il prodotto tra quel monomio e tutti i termini che stanno in parentesi, tutti quanti. Quella è la regola da seguire. Chiaramente rispettando i segni, no? Perché vedete, quando faccio il primo per il primo, cioè il monomio per il primo termine, meno 8 per 9 farà meno 72, poi A per A farà A quadro, X non ce n'è di qua e quindi solo X. Poi il monomio per il secondo termine, meno per meno, intanto è più, poi 8 per 3 quarti fa 6 perché si semplifica, e quindi 6, poi A per non c'è la A, quindi va rimessa, X per X alla terza, ovviamente X alla quarta, ok? Quindi il prodotto, la moltiplicazione tra un monomio e un polinomio, qua ripeto, nell'esempio ha preso un binomio, ma sarebbe stato identico se nella parentesi ci fossero stati 3, 4, 5 termini, va fatto il monomio per ciascun termine. Quindi diventa alla fine che cosa? La somma di tanti prodotti di monomi, che è una cosa che dicevo già sapevamo fare. Ecco perché anche questo di fatti non è un argomento nuovo, se non chiaramente con questo ulteriore chiarimento, cioè che nel fare questo prodotto tra monomio e polinomio, può fare tutti i prodotti possibili tra il monomio e tutti i termini del polinomio. Ok? Quindi basta ricordare la regola per essere sicuri di non sbagliare. Addirittura, qui ci dà un'interpretazione geometrica. Cioè, vedete, se no, questo l'ho riportato io e non c'era nella slide. Se noi avessimo A per B più C, mo, chiaramente è una cosa semplificata. Immaginando come se A, B e C fossero dei segmenti, no? Quindi dei lati, qual è l'interpretazione geometrica? Vedete, B più C è come fosse questo segmento somma, no? Questo qua sotto. A invece è questo verticale, così. Beh, A per B più C è come fosse A per B, vedete il primo rettangolino, più A per C, il secondo rettangolino. Ed è geometricamente molto intuitivo, perché vedete, B più C è questa base, va, se vogliamo, di questo rettangolo, e A piccolo è l'altezza. Cioè la somma di questi due rettangolini, le aree, chiaramente è congruente, dovremmo dire, all'area, come dire, del rettangolo più grande, no, che contiene i due rettangolini. Quindi vedete, diciamo, questa interpretazione che mo ci rivedrete anche nelle altre situazioni. Moltiplicazione tra polinomi. Beh, abbiamo appena visto come moltiplicare un monomio per un polinomio. E se ho un polinomio per un polinomio, la regola è sempre la stessa. Devo moltiplicare ciascun termine del primo polinomio per ciascun termine del secondo. Per farla breve, vedete, qui c'è un binomio e qui un binomio. Verranno fuori quattro prodotti, no? Perché devo fare, vedete, il primo per il primo. Il primo per il secondo, e ho sistemato questo 3x. Poi il secondo per il primo, il secondo per il secondo, e ho sistemato sta y. Poi chiaramente, sempre tenuto conto di segni nei prodotti e quant'altro, mi verranno fuori quei quattro termini. Vado a vedere se ci sono dopo i prodotti dei monomi simili, li somme e tutto, diciamo, le operazioni che già pure in questo caso sappiamo fare. Quindi se fosse stato, per un altro esempio che mo qui non porta, un binomio, quindi tra parentesi, per un trinomio, devo fare 6 moltiplicazioni, non vi pare? Perché ogni termine del primo binomio per i tre che stanno nel trinomio, e quindi sono 6 prodotti. Anche qui c'è un'interpretazione geometrica. Vedete, se noi abbiamo A più B, vedete che sono questi due segmenti alla base, diciamo così, orizzontali, per C più D, che sono questi altri. Se noi andiamo a sommare, che viene A per C, eccolo qui, poi più A per D,
eccolo qui, questo rettangolino, e ho sistemato A, poi più B per C, eccolo qui, più B per D. Cioè, o fare A più B, quindi il segmento di base, per C più D, il segmento della, quindi viene tutta l'area del rettangolo grande, no? Quello più esterno, è la somma di questi quattro rettangoli. Ok? Ecco perché, insomma, un'interpretazione geometrica, che può essere utile, perché fa fine che uno ricorda molto più, semmai, questo schemino, il disegno, che non la regola, che però comunque bisogna sapere assolutamente. Va bene, qua poi iniziano altre cose, tipo il quadrato di un binomio, però facciamo solo questo e mi fermo. E cioè, come si fa il quadrato di un binomio? Vedete, A più B al quadrato è come se fosse il binomio per se stesso. Cioè, come se avessimo A più B, tra parentesi, per A più B. Beh, questo credo che sia una cosa già nota, ma insomma la vedremo poi man mano. Che viene il quadrato del primo più il quadrato del secondo più il doppio prodotto del primo per il secondo, ok? Ma nella realtà è come fosse così. Come fosse A più B, quindi al quadrato, come fosse, dicevo, A più B per A più B, ok? Che abbiamo detto, quando c'ho il prodotto tra due polinomi vanno fatti tutti i prodotti possibili. Quindi il primo per il primo di là e il primo per il secondo. Questo per questo e questo per quest'altro. Quindi A per A al quadrato, A per B più AB, poi B per A più B per A, poi B per B più B al quadrato. Ok? Mo' AB e BA sono, anzi, non solo simili, addirittura uguali, perché insomma, che ci sia prima l'A e poi la B e qui scambiati, sapete benissimo che sono lo stesso termine. Quindi che viene fuori? A quadro, se vogliamo proprio riordinarli come ha fatto lui, quindi qua viene AB più AB, quindi più due volte AB. Ok? Quindi il quadrato di un binomio è quello che vi anticipo, anche qui un termine che sarà sempre molto, è quello che si chiama un binomio notevole. Ok? Dove per notevole significa noto, conosciuto. Ok? Cioè, ogni volta che noi dobbiamo fare il quadrato di un binomio, non andremo a rifare i quattro prodotti, ma sappiamo già che questo fa sta roba qui, cioè il quadrato del primo più il quadrato del secondo più il doppio prodotto del primo per il secondo. Tanto che ci troviamo, se fosse stato A meno B, scusate, viene tutto identico, tranne che verrà meno il doppio prodotto. La dimostrazione è esattamente rifacendo, diciamo, quei quattro prodotti, se andiamo a vedere, verrebbe questa roba qui. Quindi il quadrato del primo più il quadrato del secondo, quindi i quadrati sono sempre positivi, sempre, qualunque segno ci sia qui, perché, come dire, al quadrato il meno diventa più. Però poi ci sarà meno il doppio prodotto, quindi questo è ciò che cambia. Riscrivo pure quella di prima qua a fianco, almeno la potete, guardare. Fare subito un paragone, quindi è tutto identico tranne che qui il doppio prodotto è positivo, qua il doppio prodotto è negativo. Va bene, quindi insomma questo è un po' che c'è nel quadrato di binomio. Qui fa un esempio, quindi vedete 3x quadro più 5x tutto al quadrato. Viene 3x quadro al quadrato che farà 9x alla quarta. Poi più il quadrato di questo, no? 25y al quadrato, poi più il doppio prodotto, vabbè, qua ho fatto pure i calcoli, il doppio, quindi il 2 dovuto alla formula per capirci, e poi il prodotto, 2 per 3 per 5, quando fa 6 per 5 è 30, e poi x quadro per y, eccolo qui, va bene? Perché nel dare l'idea generale, no? A più b al quadrato, non è che deve essere forse un termine. Ecco perché giustamente ha messo, vedete, qua è come a dire un monomio più un altro monomio. I monomi non devono essere per forza che una sola lettera o con esponente 1, non abbiamo mai detto questo. Ecco perché giustamente ha messo 3x quadro, come dire che fa le veci di A, oppure 5y che fa le veci di B. Va bene? E quindi applicando la formula, il quadrato del primo, il quadrato del secondo, il doppio prodotto, e quindi poi basta semplicemente fare i calcoli per vedere
viene fuori. Qui pure c'era l'interpretazione geometrica che ho rimesso, vedete, A più B al quadrato, A quadro più B quadro più 2AB, vedete, A più B per A più B è A più B al quadrato, cioè è l'area di questo quadrato adesso, non è più un rettangolo, quello esterno. Ma da che cosa è dato? Da A quadro, vedete, più B quadro, poi più, questo è AB e questo è AB, più due volte AB. Quindi anche il quadrato di un binomio ha un suo significato geometrico che è esattamente quello che vedete, perché vedete questo per esempio rettangolo di sopra, perché è AB? Perché vedete, questo è A, questo è B, qual è l'area A per B? Qua questo è B, questo è A, perché vedete sta scritto qua che A è AB, questo è B, questo è B, questo è B quadro, questo è A, questo è A, questo è A quadro, ok? Quindi non c'è dubbio. Quindi l'area più grande del quadrato esterno è data dall'area di questi due quadrati più la somma delle aree di questi due rettangoli, e cioè 2AB, ok? E quindi anche qui l'interpretazione geometrica del quadrato di un binomio.